Allora, dove li ha portati Di Maio? Sente che piglio, rivendica il lavoro del Partito Democratico. Come ha detto, la più grande riduzione di tasse della storia di questo paese. Ma io lo chiedo ai cittadini, c'è stata questa riduzione delle tasse? A me non li serve. Hanno risposto loro, io non rispondo. Non è un sondaggio, dovremmo chiedere a Nando che arriva più tardi. Io ricordo che Matteo Renzi in 3 anni ci ha lasciato 120 miliardi di euro di debito pubblico in più per pagare i suoi bonus e le sue promesse a mezza Italia. Maurizio Costanzo, una domanda per Di Maio. Maurizio Costanzo, buonasera. Buonasera Floris. Allora, Di Maio, vorrei dire che il 21 giugno ci sarà la prima prova della maturità, dell'esame di maturità. Ma lei, Di Maio, come andava a scuola? Non mi dica a piedi o in macchina, mi dica come andava. Allora, diciamo che questo ci si confronta spesso con questo tema. Anche Luca e Paolo l'avevano puntato, perché non la lasciano in pace? Mi sono diplomato con 100 su 100, oh. Se può rassicurare Maurizio Costanzo, quindi abbastanza bene. Allora, diamo il benvenuto di nuovo a Massimo Giannini e vi faccio vedere come è fatto Paolo Pagliaro, il punto di... di nuovo benvenuto. Paolo, benvenuto. Paolo Pagliaro, che noi conosciamo per i suoi editoriali a 8:30, ha anche scritto... Punto, fermiamo il declino dell'informazione, edito dal Mulino, un libro interessantissimo che parla di comunicazione e che quindi ha anche al centro molte vicende che riguardano Beppe Grillo. Prego Paolo Pagliaro, benvenuto, una domanda per Di Maio. No, beh, per Di Maio avrei parecchie domande. Una mi incuriosisce. Oggi la Regione Liguria ha approvato una legge che esclude i cittadini stranieri residenti in Italia da meno di 10 anni dall'accesso alle case popolari. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro questa legge, secondo me onorevolmente, insieme al Partito Democratico. Vi chiedo se questa sarà una linea di tipo nazionale per il Movimento 5 Stelle. Beh, la nostra linea è molto semplice. Se ci sono delle opportunità per fronteggiare l'emergenza abitativa di questo paese, la priorità la devono avere gli italiani. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere solidali, dopo aver aiutato gli italiani, anche con la parte di stranieri in questo paese. Allora, Massimo Giannini, hai sentito l'intervista a Luigi Di Maio? Vi prego sempre, quando è il momento che dice qualcosa di significativo, di darci Renzi. Prego Massimo. Sì, io vorrei tornare un attimo al tema delle alleanze, perché su quello Di Maio non mi ha convinto e non spiegano i 5 Stelle verso quale scenario andiamo. Intanto, vabbè, per coerenza, così come abbiamo detto di Matteo Renzi, che ha cambiato idea 10.000 volte sulla legge elettorale, la stessa cosa si può dire di voi. Ma insomma, la politica è pragmatismo e realismo, quindi mettiamolo nel conto. Però io voglio farle questa domanda. Realisticamente voi non potete pensare che governerete da soli, no? Perché prendere 40% dei consensi, onestamente, con tutta la campagna elettorale meravigliosa che voi potrete fare, io non so se la farete. La registrano e lo rilanciano. Vabbè, dopo le elezioni. Ma magari sì, la farete. Complimenti se la farete. Che ad oggi io la vedo difficile. Allora però c'è una domanda alla quale voi non potete sfuggire. Se, questo invece è probabile, se voi arriverete primi alle elezioni, no? Poniamo con il 32% dei voti, bene. Che significa magari il 43-44% dei seggi. Però non basterà, non basterà. Comunque. Allora, io penso, il Presidente della Repubblica vi darà l'incarico, perché sarà obbligato a dare un incarico esplorativo a lei, se lei sarà il candidato Premier, non lo so se questo sarà lo lei. Lo decideranno gli iscritti. Lo dice, per carità di Dio, non ci permettiamo di interferire con la volontà degli iscritti. Uno. Però ecco, a quel punto lei va in Parlamento, lei o chi per lei, si presenta in Parlamento e con chi lo mette in piedi questo governo? Perché col PD mi pare difficile, con Forza Italia mi pare difficile, rimangono Salvini, Lega, oppure, che è l'ipotesi che ha fatto oggi Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, la sinistra a sinistra del PD. Mi dice con chi lo fate questo governo? Io penso una cosa, che se il Movimento 5 Stelle dovesse essere la prima forza politica delle prossime elezioni politiche e la prima forza politica parlamentare per numero di seggi, quindi stiamo oltre il 40% almeno dei seggi, allora in quel caso chiederà l'incarico di governo, si presenterà
con la nostra squadra di governo ci presenteremo alle Camere e su un programma, su delle proposte di legge, non sulle poltrone, chiederemo la fiducia ai partiti che vorranno darci la fiducia. Quindi aperti, però, senza... Il piano, sì, questo, il piano esatto. di Pierluigi Bersani della scorsa legislatura non andò benissimo. Esatto. Sì, perché lo disse pure a Bersani, vado a parlare con i 5 Stelle e voi lo trattaste come lo trattaste. Perché? Perché in quel caso il problema è che quei partiti lì, per noi, non avevano una credibilità. Erano i partiti che dicevano alleiamoci che faremo cose buone, ma vi siete già alleati in tutti questi anni, ci avete fatto la legge Fornero, la buona scuola, il Jobs Act, ci avete aumentato le tasse. Noi stiamo dicendo un'altra cosa, abbiamo la prima opportunità di governare questo paese. In quel caso, non nel è caso che vi diranno non ve la giocate come Roma, no? Ma io penso che anche in quel caso, guardi, io le dico questo, noi a Roma ci vogliamo prendere... Noi a Roma ci stiamo prendendo e ci vogliamo prendere tutte le responsabilità del mondo di risolvere i problemi di quella città, come ci vogliamo prendere la responsabilità di mettere a posto un paese che è stato ridotto in macerie. Paolo Pagliaro. Ricordo che fermiamo il decreto delle informazioni, ci sono capitoli anche molto all'inizio proprio, non parli anche molto della natura del movimento di Beppe Grillo. No, vabbè, io mi occupo della irrilevanza della verità nell'informazione di oggi e nella politica di oggi. E a un certo punto mi occupo della rete e, occupandomi del mito della rete, dell'ideologia della rete, ovviamente incrocio il Movimento 5 Stelle, che è il partito della rete. Io discuto del Movimento 5 Stelle due o tre cose. La prima è la copertura culturale, oltre che politica, che dà sia alla rete sia alle sue degenerazioni. La seconda questione è l'utilizzo della rete come grimaldello per smontare la democrazia rappresentativa o da contrapporre alla democrazia rappresentativa. E la terza questione è questa frase di Grillo dell'anno scorso, sulla quale secondo me non si è riflettuto abbastanza, quando lui ha detto che si augura che gli italiani votino con la pancia invece che con il cervello. Ora, per chi vota con la pancia, la verità è irrilevante e questo è esattamente il tema del mio lavoro. Volevo sapere cosa ne pensa lei. Io penso che la rete, come ogni altra cosa, non debba essere un'ideologia, quindi sono d'accordo con lei, non debba essere ideologizzata. È uno strumento, per noi è stato molto prezioso, per il Movimento 5 Stelle, perché ci ha consentito di affrontare la politica con pochissimi soldi, perché non abbiamo avuto sedi, ma avevamo dei forum che facevano incontrare le persone e poi andavamo nelle piazze, abbiamo riempito le piazze per anni, abbiamo fatto eventi pubblici, incontri pubblici. Quindi oggi dobbiamo anche dire che la rete si sta evolvendo e addirittura sta creando delle applicazioni che tolgono il loro ruolo a intere fabbriche. Ma il punto è la pancia, credo che sul il tema, punto... No, arrivo. Si vota con la testa o con l'emozione del momento? Basta, non ne posso più. Io ricordo l'espressione di Grillo perché riguardava la campagna referendaria del referendum di dicembre e lui diceva non vi fate fregare da quello che vi sta raccontando il governo sul referendum, ma votate sentendovi e con non sentendolo. Intelligenza emotiva.